zaffo. Assieme tutta quanta alma a cantare. Zaffo, 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 zaffo. O campa che se no che fina fa. Zaffo, zaffo, assieme tutta quanta a cantare. Buonasera, alle 21.07 parte la puntata numero 35 di Zaffo. Parleremo di quello che è accaduto nel weekend per ciò che riguarda la Lega Pro, anche se ormai non ci riguarda più, però è bene che questo campionato noi lo possiamo seguire fino alla fine, ma come vedrete ci proietteremo già verso il prossimo, cercheremo di scoprire grazie alla voce di un esperto che cosa aspetta il Foggia nel prossimo campionato, come dovrà adeguarsi, come dovrà potenziarsi, come dovrà rivedere il proprio organigramma. Ma parleremo di questo e di altro con i nostri ospiti. Questa sera al mio fianco non è Simona che è cresciuta, ma è proprio cambiata, perché è una delle candidate al concorso di Miss Rossonero 2017, Alessia Bimini. Esatto. Oh, l'ho detto bene, l'ho detto Buonasera. Bene. Alessia, una delle candidate al concorso di Miss Rossonero 2017 e anche possibile candidata a Miss Zaffo 2017, perché a te piace il calcio. Certamente, sì. So che vai allo stadio. Sì, molto quando capi. Puoi, quindi sì, che conosci i calciatori, conosci certo, sì. I colori della maglia del Foggia. Ci mancherebbe. Vabbè, non si sa mai, non si sa, sai che in passato abbiamo avuto qualche problema di questo genere. Però, avendolo addosso, tu questa volta non potevi sbagliarti. Andiamo a presentare i nostri ospiti? Certo, alla mia sinistra abbiamo Armando Borrelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Io vi ricordo di scaricare come al solito la nostra app, disponibile per cellulari Android e per cellulari Apple, quindi iPhone, completamente gratuita, aggiornata 24 ore su 24 con calciofoggia.it, e potrete commentare la puntata premendo sull'icona gialla. Perfetto. A seguire Daniele Campagnello. Ciao Daniele, agente FIFA, che ci racconterà anche... È stato dove è stato, mi pare, qualche giorno fa. Una settimana fa. Sentito proprio il profumo del grande calcio, immagino, con l'avvocato Di Campli. C'è stata la presentazione ufficiale della nostra nuova agenzia. Che si chiama? Supporter Management. C'è stato Verratti, tanti ospiti importanti. Sì. Dove si è tenuta? A Milano, il Duca Milano, l'albergo. Un noto albergo milanese, insomma. E nonostante tutto sei tornato, insomma, perché di solito quando si conoscono certi ambienti non si torna più. Scherzo, ovviamente, perché mi sarebbe piaciuto. Vabbè, il tuo lavoro poi ti porta a girare tutta l'Italia, tutti i campi, quindi non potevi restare. No, ma lì, anche se non era un campo da calcio, però era molto più era piacevole, molto immagino. Bello. Ne parleremo. E poi? Alberto Mangano. Che ritroviamo dopo una settimana di assenza, però quando si tratta, mi trovo tutti bene. Quando si tratta di ritirare dei premi, è bene andarli a ritirare, sì. E complimenti, perché grazie. Mi hanno parlato molto bene di questa serata al Teatro Giordano di lunedì scorso. Grazie. Poi alla nostra destra chi c'è? Giovanni Bucaro. Ben ritornato mister tutti, Giovanni grazie. Bucaro, dopo grazie. La sua esperienza al Monopoli, è stato insomma un po'... quasi tutte le settimane qui negli studi di Teledown per Zaffo, questa esperienza del quale avremo modo di parlarne, così come adesso ti chiederemo, dopo che l'hai guardata anche dalla panchina questo campionato, che idea ti sei fatto, ma ne parleremo dopo. E per ultimo Fabio Latucchella. Buonasera. Che saluto, grazie per essere ritornato, ma tu ritorni tutti i giorni a Teledown, perché col suo TG sportivo vi fa compagnia tutti i giorni dopo il TG qui su Teledown. Detto questo, noi come al solito abbiamo sentito forte la mancanza del tuo cartello la scorsa settimana.
Non abbiamo voluto taroccarlo, siccome o lui o niente. Non sapevo che fare e ho detto quanto è bella guardare i playoff. Te li stai guardando una volta tanto, sì, con distacco li stiamo questo guardando. Pubblico che sta ansioso, è bello, è una bella sensazione. Vabbè, c'è anche qualcun altro che non li fa i playoff, che quindi ha meno ansia, a Pisa. Cioè, a Pisa non hanno ansia, cioè ormai stanno sotto una riserva. Vabbè, non facciamo i cattivi. E andiamo per ordine, seguendo la nostra scaletta, ci portiamo avanti già su chi ha forato. Abbiamo sempre lo stesso calciatore, sfortunatissimo, con quattro gomme a terra, perché non riesce ad andare da Damiano Pneumatici. Occhio alla foto, poi potrete chiamarci allo 0881 33 00 35 solo quando vi daremo noi l'ok. Intanto guardate. Stavo dicendo... Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. E allora, sì, qui intanto si chiacchiera, che facciamo? Vogliamo fare la chiacchiera? Vogliamo prendere un caffè, un aperitivo? Se, vabbè. Intanto introduciamo il primo argomento e lo facciamo sempre attraverso le nostre prime pagine. Questa volta scegliamo come partenza la Gazzetta di Zafori, ringraziamo come sempre Francesco Ricci che le realizza. Playoff con sorprese. Beh, c'è stata qualche sorpresa, adesso ne parleremo e lo faremo subito dopo il primo break pubblicitario. Scusa, lo 0-0 qua. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine da Dario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La da Dario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario. È un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini. Vicino a te, vicino al tuo mondo. Il Mirage Village annuncia che dal 1 giugno riapre il City Summer Village. La splendida piscina all'aperto sarà aperta fino al 31 agosto. Inoltre, il Mirage Village vi ricorda che resterà aperto tutta l'estate, sia per le strutture indoor che per la piscina all'aperto, con la possibilità di pagare anche la singola giornata. Una grande estate vi aspetta al Mirage Village, in via Camporeale, a Foggia. Ciao, sono Francesco da Prato. Sono Costantino da Reggio Emilia. Roberto. Roberto da? Firenze. Abbiamo Giusti da Verona. Ciao, sono Nicola. E a mano dalla lontana Germania. Questo suo modo di porsi l'anno scorso ci ha portato a perdere il campionato. Abbiamo visto una signora squadra. Dobbiamo cominciare dal fatto che non abbiamo una squadra, probabilmente.
La squadra ha avuto carattere, ha saputo reagire. Sono molto felice, poi come sapete io sono un fan di Stroppi. Gli altri ci massacrano i falli e puntualmente quelli che prendono i cartellini siamo noi. Studio commerciale revisore dei conti Ruggero Massimo Curci, consulente del lavoro, consulente fiscale e gestione cooperative. Lo studio commerciale e revisore dei conti Ruggero Massimo Curci vi aspetta in via Geremia del Grosso 2 a Carapelle. Farmacia Tartaglia Dottor Stefano, esperienza e competenza al vostro servizio. Specializzata in produzioni di medicinali naturali e dietetici, omeopatia, erboristeria, oltre pressorio e trattamenti estetici. Farmacia Tartaglia Dottor Stefano, in via Giuseppe Imperiale 47, a Foggia. Vi aspettiamo! Anche la Farmacia Tartaglia ha un cuore rosso nero. Sunwash, lavanderia self-service. Da oggi lavare ed asciugare i tuoi piumoni non è più un problema. Sunwash è anche lavaggio auto. Ci trovi a Foggia, in via Lucera 94C e a Tratturo Camporeale, chilometro 2,5. Zafo! Intanto, grazie alla diretta streaming del sito www.miticochannel.com, abbiamo la possibilità di essere seguiti anche dai tifosi rossoneri che abitano lontano dalla Puglia. Di questo li ringraziamo. Poi Sunwash deve annunciare anche l'apertura, sì, no, di una nuova Sunwash, lavanderia. Autolavaggio e lavanderia self. Da qualche settimana la nuova lavanderia self in via Piave 38. A Foggia. Detto questo, andiamo a vedere che cosa è successo nella prima giornata dei playoff. Ebbene sì, ci ricolleghiamo a quello che scriveva Alberto nel cartello. Ci sono stati risultati importanti, ci sono delle 12 partite, ci sono state 4 vittorie esterne, che sono quelle della Lucchese sul campo dell'Arezzo, della San Benedettese in quel di Gubbio, dell'Albino Leffe a sorpresa a Padova e anche nella partita del nostro girone, tra virgolette, della Casertana sul campo del Siracusa. Vanno avanti invece grazie alle vittorie il Livorno che batte per 2-1 il Renate, il Pordenone che regola per 2-0 il Bassano, 2-1 anche del Piacenza sul Como e il Cosenza con la doppietta di Mungo batte la Paganese. Terminano invece in pareggio a reti bianche Juve Stabia Catania e Francavilla Unicosano Fondi, le altre due partite delle squadre che disputavano il nostro girone, mentre terminano poi 2-2 Gian Erminio Viterbese e Reggiana Feralpisalò. Comunque le partite sono state molto tirate, con un numero importante di occasioni da gol, tranne, guarda caso, negli 0-0 che sono state partite un po' più tirate. Ricordiamo che questo primo turno era partita secca, giocava in casa la squadra meglio classificata e quindi i due pareggi per 0-0 hanno favorito le due squadre che hanno disputato questo match in casa. Padovano non ha giocato neanche... Chiedo scusa, di chi stiamo parlando? Vabbè. Arcidiacono, forse te lo ricordi, è stato eliminato perché l'Arezzo ha perso in casa. Giusto per ricordare qualcuno dei calciatori che hanno un passato rossonero. Letizia invece è andata. Ma ha giocato? No, non ha giocato. No. Vabbè, che volete insinuare, perciò è passato. Vabbè, ma siete cattivi, non si dice così. Andiamo a vedere che cosa succede nel secondo turno. Adesso si tratta invece di partite con andata e ritorno. Sì, a cambi invertiti rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento nella grafica, perché stiamo seguendo il ranking, quindi esatto. Quelli alla vostra sinistra sono le squadre che hanno un miglior piazzamento e che quindi giocheranno la gara di ritorno in casa. Sì. Andiamo avanti. Sì, le teste di serie sono Alessandria, Parma, Lecce, Matera, Livorno, Pordenone, Juve Stabia e Lucchese e affronteranno, le partite saranno quindi Casertana, Alessandria nell'andata, Piacenza, Parma, San Benedettese, Lecce,
Cosenza, Matera, Virtus Francavilla, Livorno, Giana Erminio, Pordenone, Reggiana, Juve Stabia e Albino Leffe Lucchese. Ricordiamo che queste partite invece sono andata e ritorno, eh sì, e in caso di risultato di pareggio al termine del 90° della seconda sfida, ossia quella di ritorno, passerà il turno la meglio classificata. Bene, allora intanto con mister Bucaro volevo così approfondire velocemente alla fine, dopo tutte le cose che ci siamo detti nelle tue precedenti apparizioni qui a Zafò, dopo aver incontrato magari sul campo qualche altra squadra, hai cambiato idea su quelli che erano i concetti? I valori sono stati rispecchiati, noi l'abbiamo detto inizio a settembre, no, ad agosto la prima puntata, certo, facemmo una scaletta, le squadre erano quelle, penso sono state mai come quest'anno rispettate in pieno tutte le varie, poi almeno Catania, i primi 4-5, il Catania meno, ha avuto un periodo pure particolare, comunque partiva con la penalizzazione, sì, forse l'unica nota è quella, però le altre dalla prima alla quinta alla sesta sono state... Secondo te c'è stato anche un crollo di Matera, Juve Stabia e Lecce, o è stato il Foggia che ha fatto qualcosa di eccezionale? Il Foggia ha fatto il suo percorso dopo la vittoria di Melfi eccezionale. C'è anche da dire che il Matera in quel momento era prima in classifica, poi ha avuto un periodo, ha perso 5-6 partite di fila che sicuramente sono state determinanti per la vittoria finale, però penso sia stato tutto nella normalità. Poi il Foggia le ha vinte quasi tutte da dopo Melfi in poi, quindi penso l'abbia meritato in maniera netta rispetto alle altre. Rispetto a un tuo collega che ha seguito più o meno la stessa tua sorte, Padalino, sì, che cosa si può dire? Ingiusta l'esonero, considerando i punti che alla fine ha fatto il Lecce, magari in un altro girone. Magari avrebbe vinto il campionato in un altro girone, sì. Purtroppo oramai le pressioni esterne, no, ma secondo me il suo non è stato un esonero per i risultati, perché si è creato un ambiente particolare, paga la foggianità ha pagato la foggianità, la partita di Foggia, e a quel punto la società, quando c'hai tutta la piazza contro pur di salvare, diciamo tra virgolette salvabile, perché lei ci ha fatto un gran campionato, taglia la testa dell'allenatore e va avanti con altri. Adesso per quanto riguarda invece i playoff, che idea ti sei fatto? Guardando un po' quelli che sono i prossimi match, magari se li possiamo inquadrare a tutto schermo, magari parlando soprattutto delle squadre che abbiamo visto da vicino nel nostro girone, Lecce, San Benedettese, Matera, Cosenza. Ma penso siano favoriti chi ha la migliore classifica, anche se diciamo sulla partita secca fatta nel turno precedente, ieri, sono uscite le sorprese, perché in una partita secca può succedere di tutto, anche la squadra che ti arriva decima ti viene a giocare senza pressioni e vince, come può succedere con Padova, Albino Leffe, come è successo ieri. Su queste già il discorso delle due partite, comunque la migliore classifica ti aiuta nel passare il turno, penso che siano favorite le squadre meglio classificate. Forse di queste, diciamo di quelle del nostro girone, la partita più difficile c'era la Juve Stabia, perché la Reggiana ha un organico forte. Anche questa, anche l'Albino Leffe, la possiamo lasciare un attimo, anche l'Albino Leffe mi pare che sia una squadra abbastanza in forma, così come la San Benedettese, quindi probabilmente anche Lecce e Lucchese dovranno fare un po' d'attenzione, almeno così. Oh no, ma i playoff sono è tutto un altro campionato, dipende come arrivi a livello di condizione fisica, come arrivi, per dire, l'Alessandria che, non so, ha fatto a gara, non vince il campionato, sì, con la Cremonese nelle ultime partite. Non so come arriva dopo aver, secondo me, buttato un campionato che aveva già vinto quasi al girone d'andata. Anche lì poi alla fine è saltata la sì, panchina, sì. Anche lì hanno tentato il tutto per tutto. Stava riuscendo. Per 3 minuti. Questo fatto che per 3 minuti non è andato in Serie B, che cosa ti ricorda? Certo. Ti ricorda l'Espinia? No, certo. Ma poi... vedo, cioè, queste squadre per me potrebbero stare anche in Serie D, ormai ho resettato. Ormai hai resettato. No, quando parleremo della Serie B lì ti risveglierai. Mi Parma per qualche partita in Serie A. Parma-Piacenza è una bella partita. Parma-Piacenza è una bella partita. Non è da legare. Si è disputata anche derby. In Serie A questo derby, credo. Però ecco, i 3 minuti poi alla fine... cioè, adesso lo vediamo più serenamente, però non dobbiamo mai dimenticare che quello che successe la settimana prima a Cava dei Tirreni, dove poi facemmo un gol a 1 minuto dalla fine, quindi alla fine diciamo
noi ci ricordiamo gli ultimi minuti, solo quelli mano, sfavorevoli, però dobbiamo dire anche, il anche quelli favorevoli che stavamo uscendo alla semifinale, no? È vero, è vero. Daniele, tornando ai playoff, sì, c'è qualcosa che ti ha sorpreso? C'è qualche squadra che vedi particolarmente in forma, beh, indipendentemente dalla posizione di classifica alla fine della stagione regolare? Sorpreso, diceva già il mister, sicuramente sono uscite due squadre, le due quarte sono uscite, perché Arezzo e Padova erano due quarte in classifica, quindi sono una sorpresa, perché in base agli accoppiamenti erano con due none, Lucchese e Albino Leff erano due none in classifica, quindi una squadra da metà classifica. Il Padova, poi in modo particolare, è una squadra che ha... No, erano due squadre che erano state costruite per fare bene, poi non erano le principali favorite, ma erano squadre che erano partite con problemi ambiziosi, insomma. Hanno dirigenze anche importanti, tipo Padova, società organizzate, certo, e giocatori importanti per la categoria. E poi sono uscite anche due quarte e due seste nell'ambito di questo primo turno di playoff. Però ecco, diciamo, fa più notizia sicuramente le due quarte che sono uscite, perché ripeto, la Lucchese fino a 5-6 domeniche ha cambiato anche il tecnico, hanno mandato via Calderisi, e insomma hanno attraversato un momento particolare, poi si sono ritrovati e addirittura hanno centrato i playoff. Calcestrano, il mister, sì, sì, Bugaro lo sa meglio di me, perché insomma si è trovato anche lui in una situazione strana. E l'Albino Leff invece è una squadra di quelle che ogni anno ha il suo budget e non cambia nulla in base alla classifica, sono società molto organizzate e che poi riescono a centrare anche questo tipo di obiettivi. Ha dei giocatori, l'Albino Leff, lo vogliamo ricordare, che è una ripescata, però, sì, quindi sì, è una squadra che, sì, forse anche in sede di mercato quest'estate probabilmente non ha avuto tutto il tempo per poter... Però ti dico che ha dei buoni giocatori, per esempio c'è Giorgione in mezzo al campo, che è un giocatore di cui si parlò anche quest'estate per il Foggia, che io ritengo sia uno dei migliori mezzali che c'è a livello di Lega Pro, un giocatore che ha anche il gol, una grande fisicità. Se non era, giocava nel girone C l'anno scorso. L'anno scorso giocava nel Messina, esatto. Ti ricordavo bene. Sono comunque quei gironi, rispetto al girone nostro, io ho sempre sostenuto, c'era più equilibrio. E anche le squadre di mezza classifica, girone A e girone B, avevano, c'era più equilibrio nelle squadre. E, per quanto riguarda invece il turno prossimo, sicuramente c'è Reggiana Juve Stabia, che è una partita di alta classifica, erano due squadre che erano partite per vincere il campionato. Non dimentichiamoci, sì, che la Reggiana ha una proprietà molto importante, perché Mike Piazza è un ex giocatore di baseball, da noi non lo seguiamo molto come sport, però lì è nella Hall of Fame dello sport americano. È una... Come si chiama? La Hall of Fame. No, il signore. Mike Piazza. Piazza, non di Piazza. No, Mike Piazza. Pensavo fosse parente. Italo americano che ha questa proprietà. Ha preso questa la Reggiana e insomma aveva fatto una squadra molto importante. Poi già a gennaio erano fuori, diciamo, dalla lotta per il primo posto, avevano già iniziato a cambiare obiettivi e programmi, però resta una squadra molto, molto importante. La Vestabia era nel girone nostro. E poi ci sono una serie di partite che per me hanno una favorita, almeno sulla carta. E poi ci sono delle partite più equilibrate, perché guarda caso il destino ha messo Lucchese e Albino Leff insieme, sono due none, due squadre che non dovevano essere lì, e quindi chiunque arriverà ai quarti di finale. Però cioè, questa è la cosa assurda, io non diciamo contesto, certo, questa nuova formula non esiste, sì, perché una squadra, sì, che arriva nona non può rischiare di vincere un campionato ed è arrivato, sì, magari 20 punti in meno rispetto al Lecce. Poi nel girone C addirittura la decima è stata... Sì, sì. No, perché è strano che Reggiana l'undicesima, è entrata, sì, come undicesima. Certo. Perché è strano che Reggiana e Vestabia si scontrino già adesso, perché ripeto, sono due squadre che erano partite per fare una stagione importante, yes, e comunque, sì, per piazzamento sono arrivate bene. La Vestabia è arrivata quarta, la Reggiana anche, quindi insomma dovrebbe essere... si devono trovare dei criteri un po' diversi probabilmente. L'altra partita equilibrata, anche se è più potrà dire niente, è Pordenone-Giana-Erminio,
che il Gian è stata una delle sorprese della stagione. Dopo questa risalita dai dilettanti continua questa cavalcata. Sì, e con una vecchia conoscenza dei gironi del sud come centravanti che è Bruno, che segna sempre, segnare... è grandicello ma sì, segna sempre. Esatto. Io ho intravisto un po' la partita, come per alcuni movimenti sembra un po' anche Mazzeo a volte, cioè tende ad abbassarsi, non gioca più come, non è più il centravanti, però lui nasce come centravanti più sì centravanti, puro, però esatto. Adesso ha imparato diciamo anche a fare il gioco di squadra, sì. Fondamentalmente abbassarsi, tenere corta la squadra, sì, insomma, sì. Alzarla nei momenti poi di difficoltà. Poi lui ha una, a fianco una seconda, un'altra punta che gli gioca vicino, che è un giocatore molto veloce, quindi insomma bilancia queste sue caratteristiche. E il Pordenone è arrivato terzo in quel girone, certo. È una gran bella realtà il Pordenone, che già l'anno scorso ha fatto i playoff, sì. Ha fatto molto bene, ha un bravissimo tecnico che è Tedino, un allenatore esperto che però pratica un ottimo calcio, e quindi questa è un'altra partita diciamo particolare, insomma, potrebbe dare abbastanza equilibrata, sono una terza con una quinta. E poi le altre partite, insomma, per me c'è una favorita con una squadra un po' meno favorita. Certo. Sì, esatto. Ma vogliamo fare qualche intervento, raccolta firme, perché si eviti di rifare di nuovo questo meccanismo dei playoff in Lega Pro. E dobbiamo perdere tempo noi a fare questa cosa. Bravo, mi aspetta, diciamo, noi, da Lega Pro non ci interessa sì, no, più lo niente. Lo può fare il Pisa, lo può fare il Vicenza, mi pare che quasi lo può fare. Mi sa che è retrocesso matematico il Vicenza. Ti sto istigando. Mi ha appeso un minimo barlume di speranza, di numeri impossibili. Sì, il Vicenza. No, mi sembra che è già retrocesso. No. Credo che manchi la matematica. Una probabilità. No, sono più esperto di Serie B. Vede, lui adesso segue solo la Serie B da due settimane. Vabbè, a Pisa già si stanno informando come funziona l'anno prossimo. Ma sì. Lei mi viene questa curiosità, ma tu hai detto che lo va in onda anche in streaming, quindi ci vedono anche a Pisa. Anche a Pisa, certo. Non credo che ci stiano vedendo. Non interessa più. Non credo, però. Fabio, tu invece sei d'accordo con mister Bucaro sul fatto che la partita secca, ovviamente il fattore sorpresa, cioè a volte non è la squadra più forte quella che va avanti, perché a volte basta un episodio, basti pensare che il Catania ha giocato il secondo tempo e qualcosa in più anche del primo tempo in inferiorità numerica, quindi a volte un episodio. La partita secca, la partita sì. Invece andata e ritorno, forse i valori reali aiuta del campionato più, aiuta più quelli che sono i valori reali del campionato, appunto, a uscire fuori, ma soprattutto ti dà l'opportunità di non cadere in queste piccole difficoltà che possono capitare nell'arco di una partita, un infortunio ad inizio gara, una espulsione durante la gara, un calcio di rigore contro, magari, che ti può condizionare davvero la partita, soprattutto quando giochi con quelle squadre brave a difendersi, che fanno del gioco difensivo la propria arma, perché poi davvero è difficile scardinare, se non sei il Foggia, insomma, è difficile scardinare. Sì, ma noi l'anno scorso, nella partita secca, avemmo la fortuna che il nostro avversario decise di chiudersi e di mantenere il risultato. Certo. Forse non aveva capito bene il meccanismo. Come funzionava? E lì non era arrivato. Della gara con Alessandro. Nonostante avesse un organico di tutto rispetto, mantenere lo 0-0. Dire una cosa, che scusa. Io sono d'accordo, sono d'accordo con mister Bucaro sulla l'impossibilità di andare avanti con questi playoff, perché lo spettacolo non può sempre vincere su quelli che sono i reali valori del gioco che si è visto durante l'anno, altrimenti si rischia di falsarlo poi quello che succede durante l'anno. Sembra quasi quello che succede in NBA, dice adesso divertiamoci tutti per 5 mesi, poi arriviamo alla fase serie, playoff, e ci giochiamo tutto là. Però Fabio, scusa se ti interrompo, bisogna anche dire che quest'anno abbiamo visto un campionato tranquillo, più regolare sì. Nel senso che tolte forse due o tre squadre, non di più, che potevano regalare. Ma viene la fatto partita. Così per questo motivo. Ma potrebbe essere questo sia più ma importante. Ma non so se poi alla fine lo hanno raggiunto questo obiettivo. Vabbè, comunque è sempre più importante la regolarità del campionato alla imponderabilità di una partita, insomma. Perché quindi ad esempio comunque nessuno, le altre volte, fino all'anno scorso, poi mi ricordo il clan di alcune squadre che si aiutavano tra di loro. La comproprietà di due società. Insomma, quello sarebbe accaduto anche quest'anno. Però penso al fatto che, ad esempio, l'errore, a mio avviso, della finale di Coppa Italia, farlo prima della fine del campionato, anche lì un po' l'ha falsato, perché il Matera ormai
Esatto, anche quello. Se aveva perso la Coppa Italia. Ma queste sono delle, ecco, queste, delle cose. Sono queste sfumature che servirebbero, non so, vogliamo impegnarci perché questo possa cambiare, sì, il Lega, sì, Pro, ti può interessare questo. C'è un amico a Pisa che può. Va bene, vogliamo vedere i play-out invece? Va bene, tra poco arriviamo alla prima categoria. Invece di andare avanti vai indietro. Play-out che, lo ricordiamo, invece iniziano a partire dal prossimo fine settimana, mentre i play-off sono partiti. Sai chi è salito dalla Serie D in Lega Pro? No, scusa, non c'è la tua trasmissione, cioè fai sempre quella. Sì. Vabbè, il Bisceglie, non sei contento? È la vecchia conoscenza però del Foggia, insomma. Ricorda che grazie al Bisceglie, se tu adesso stai in Serie B, te lo ricordi questo? Vero. Anche se a Bisceglie perdemmo 3-0. Però ricorda che poi ha mollato quel campionato famoso in cui poi il Foggia riuscì ad entrare nei playoff di Serie D. Sembra preistoria, ma parliamo soltanto di 5 anni fa? Penso anche 4. Forse 4. Allora, chi è? Play-out. Che è successo? Ah, i play-out. 21 maggio, Catanzaro Vibonese e Melfi Agregas, il ritorno 7 giorni più tardi a Campi Invertiti, semplicemente. Bene, chiudiamo adesso il capitolo Lega Pro e guardiamo avanti, non so in che campionato finiremo, però come al solito grazie a Dario Porte Blindate andiamo a vedere chi ha blindato in modo particolare la propria porta, chi, dove e perché. Non so, vediamo. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine da Dario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La da Dario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. A difesa della tua casa, Mimmo da Dario, o numero uno. Villaggio Artigiani, Foggia. Villaggio Artigiani, Foggia. De fronte al bar di Sciacquetto, vabbè, se vuoi. Il bar di Sciacquetto. Grande testimonial di Mimmo da Dario, che salutiamo, e Cannavaro, coinvolto da Pio e Amedeo. Allora, adesso... Oh, però la curiosità, che campionato era quello del portiere già con la testa fasciata che ha finito, infatti, di rovinarsi? Perché... Skybet Championship, l'equivalente della nostra Serie B. Un autolesionista quel portiere. Adesso introduciamo il prossimo argomento, lo facciamo con un'altra prima pagina. Questa volta abbiamo scelto il Corriere di Zafò, le nostre personalissime prime pagine. Super Foggia per la Supercoppa. Ne parliamo subito dopo il prossimo break pubblicitario. Look at the stars, look how they shine. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval.
Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia, in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato, sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Estate. Il Mirage Village annuncia che dal 1 giugno riapre il City Summer Village. La splendida piscina all'aperto sarà aperta fino al 31 agosto. Inoltre, il Mirage Village vi ricorda che resterà aperto tutta l'estate, sia per le strutture indoor che per la piscina all'aperto, con la possibilità di pagare anche la singola giornata. Una grande estate vi aspetta al Mirage Village, in via Camporeale, a Foggia. Studio commerciale revisore dei conti Ruggero Massimo Curci, consulente del lavoro, consulente fiscale e gestione cooperative. Lo studio commerciale e revisore dei conti Ruggero Massimo Curci vi aspetta in via Geremia del Grosso 2 a Carapelle. Farmacia Dottoressa De Perna. Esperienza e competenza al vostro servizio. Specializzata in trattamenti estetici con ossigeno dermoinfusione, cura del bambino, noleggio apparecchiature sanitarie e check-up pelle e capelli. Farmacia Dottoressa De Perna, in via Eugenio Masi 2, a Foggia. Vi aspettiamo! Sunwash, lavanderia self-service. Da oggi lavare ed asciugare i tuoi piumoni non è più un problema. Sunwash è anche lavaggio auto. Ci trovi a Foggia, in via Lucera 94C e a Tratturo Camporeale, chilometro 2,5. Zafo! Le nostre tanto amate farmacie che cosa propongono in questa settimana? C'è un appuntamento? Certo, propongono lunedì 22 maggio incontro sui fiori di Bach. Consulenza gratuita personalizzata presso la Farmacia Ronga Tartaglia, via della Repubblica. Farmacia Ronga Tartaglia, in via della Repubblica, qui a Foggia. Una delle tante iniziative di questa farmacia. Naturalmente un saluto va anche a tutte le altre due, De Perna e Tartaglia. Detto questo, andiamo a vedere che cosa aspetta. Noi intanto stiamo per collegarci telefonicamente con un grosso esperto del campionato di Serie B, visto che il Foggia lo dovrà affrontare, dovrà modificare tante cose, non soltanto l'organico che deve scendere in campo, ma prepararsi anche in modo diverso. Noi cercheremo di sapere qualcosa di più da un grande esperto del campionato di Serie B, anche perché lo sta ancora frequentando e lo sta completando, che è il segretario generale del Latina Calcio, Gianni Francavilla, che credo sia in linea. Pronto Gianni? Ciao. Ciao, Ello, ciao, grazie per aver accolto il nostro invito. È vero che ancora soltanto per una settimana, ma tu stai già in Serie B, insomma il Foggia lo dovrà affrontare l'anno prossimo, invece tu già ci sei, anche se il Latina ormai è matematicamente retrocesso. Una serie di problematiche societarie, purtroppo. Di diversa natura, sì, insomma.
problema particolare che ha riguardato i soci della società, insomma c'è tutto un problema dietro. È possibile alzare un attimo il ritorno? Adesso che serve l'audio un po' più alto, me l'avete abbassato. E questo naturalmente purtroppo ti riporta anche indietro di qualche anno qui a Foggia, perché ne hai vissute, ne hai viste tante anche quando hai lavorato per il Foggia, no? Sì, sì, certo. Ho vissuto momenti esaltanti, momenti deprimenti. Il calcio è questo, ti dà delle sensazioni uniche che credo ovviamente nessun altro lavoro ti potrà dare. Certo. Noi volevamo sentire così, che cosa aspetta adesso la società rossonera nel momento in cui è approdata in Serie B? Quali adempimenti dovrà fare in termini amministrativi, calcio giocato per quanto riguarda il settore giovanile? Ci sono anche delle novità di qualche giorno fa soltanto, no? Sì, diciamo, per quanto riguarda adempimenti vari, ci sarà, a differenza della Lega Pro, discorso delle liste con gli over limitati a 18, calciatori in bandiera che sono massimo 2, under 21, i contributi che saranno divisi in base ai risultati di campionato, minutaggio dei giochi, diciamo a grandi linee, un po' come quello che hanno fatto in Lega Pro negli ultimi anni. Insomma. Quindi anche il minutaggio dei giovani inciderà sui contributi, sui sì, premi? Sì, una piccola parte dei contributi verrà destinata all'utilizzo dei giovani, ci sarà un limite di minutaggio, ci sono delle regole diverse rispetto alla Lega Pro, però insomma, credo che la struttura organizzativa sia già pronta, sapranno già cosa fare. Quindi diciamo che è un po' più impegnativa, insomma, la Serie B, da questo, anche dal punto di vista amministrativo. Sì, è un po' più impegnativa perché ci sono una serie di adempimenti che in Lega Pro non ci sono, insomma, dalla predisposizione di budget, report semestrali. Credo che anche in Lega Pro ci sia il discorso di alcuni parametri legati agli emolumenti. Insomma, diciamo che crescendo e salendo di categoria aumentano anche gli impegni gestionali e amministrativi, insomma. Beh, vabbè, cioè, con l'aumentare anche dei contributi, insomma, ti chiedono anche che questi contributi vengano poi investiti sul settore giovanile, ad esempio, piuttosto che sulle infrastrutture. Quindi la destinazione deve essere ben definita, insomma, non sono contributi che danno sì, così. Sì, sì, sì. Buona parte dei contributi deve essere finalizzati sul settore giovanile e sulle infrastrutture. Vengono finanziati questi progetti che si potranno fare, insomma, adeguamento degli stadi, creazione di centri sportivi. Adesso discorso sul settore giovanile, il calcio femminile. Insomma, ecco, adesso il settore giovanile dovrà dotarsi di una squadra primavera e di una squadra femminile, quindi altri impegni anche dal punto di vista delle strutture per poter ospitare questi campionati, perché il campionato primavera ovviamente ha bisogno di un campo omologato. Per rispetti dei requisiti particolari, per non parlare allenatori qualificati, certo, con voglio dire il patentino della categoria, esatto. Giusta. Giovanni Bucaro, tu ce l'hai il patentino? Sì, saluto per Gianni. Ti saluta Giovanni Bucaro, ospite della nostra trasmissione. Un abbraccio. Ciao. Vabbè, Giovanni Bucaro l'ha fatto con la prima della Juventus, quindi sì, figurati. Sì. No, però ha detto delle cose, sul discorso il campo deve essere omologato, cioè sono cose completamente diverse rispetto alla C, dove la Beretti comunque può ha giocare più anche possibilità. Nella terra arata. Sì, sì, diciamo, la primavera già è un po' diverso. Certo. Occorre una struttura diversa, la primavera. Ci saranno, da questa stagione, ci saranno due campionati, quindi le squadre di B e le squadre di A saranno campionati diversi. Per fortuna. Le trasferte che farà la primavera saranno le stesse che farà la prima squadra, insomma, quindi si andrà a giocare a Venezia, a Cremona. Ah, beh, questa è una bella novità. Questa è una bella novità. Non c'è più il criterio geografico. Sì, sì, sì. Però ormai il campionato è quello, la Serie B, la primavera fa lo stesso campionato. Quindi si ha il vantaggio, si ha il vantaggio di non dover prendere scoppole dai grossi settori giovanili della Serie A, ma si ha lo svantaggio di doversi allungare nelle trasferte, quindi è un po' più oneroso. E per questo dicevo, in Serie B prendi i contributi, ma buona parte sono finalizzati appunto a queste situazioni. Poi c'è il discorso anche televisivo, perché con l'avvento di Sky ci dovranno adeguare anche dal punto di vista strutturale
allo stadio. Sì, no? Credo, conoscendo l'impianto dello Zaccheria, credo che vadano fatti dei lavori a livello di illuminazione, perché Sky pretende dei parametri, sì, particolari per il discorso delle dirette televisive, quindi la Lega applica alla lettera quei regolamenti, quindi non ha fatto delle verifiche. Bisogna aumentare comunque la potenza, bisogna avere un gruppo elettrogeno d'emergenza, insomma ci sono un bel po' di cose da fare. Beh, gli impegni insomma non mancano alla società rossonera, però sono impegni piacevoli, perché certo, insomma, dopo 19 anni ben vengano questi impegni. No? Tu nel frattempo l'hai frequentata insomma la Serie B. Sì, io mi sono trovato, ho avuto la fortuna di trovarmi nel momento in cui c'è stata la scissione tra la Lega di A e la Lega di B, quindi diciamo in pratica sono cresciuto con la Lega di B. Adesso invece il tuo futuro? Sì, il mio futuro, c'è qualche proposta, vedremo, insomma, a Latina c'è una situazione particolare, non so cosa succederà, io per scelta faccio sempre contratti annuali per essere libero poi a fine stagione di andare dove voglio oppure di contrattare. Mm-hmm. Quindi qualche abboccamento con qualche altra società c'è stato? Beh sì, se fai questo mestiere, insomma... Bisogna guardarsi intorno. Questo è il lavoro, certo. Certo, certo. Vabbè, io non parlo per non condizionare, non dico nulla, ma conosciamo benissimo la competenza, la professionalità di Gianni Francavilla. Non vi nascondo che quando ho qualche dubbio di qualsiasi natura, Gianni lo sa, è sempre lui quello che chiamo per avere qualche informazione sulle carte federali o sugli aspetti amministrativi. E di questo naturalmente lo ringrazio, perché mette sempre a disposizione la sua competenza. Gianni, che dire? Speriamo di ritrovarci presto, non so dove. Mai dire mai. Si ritrova sempre. Non so se avete qualche domanda per Gianni, se avete qualche dubbio che volete fugare. Su qualche... Se tra i contatti c'è stato anche magari qualche contatto col Foggia. Vedi, il giornalista, seppur il più giovane qui, è quello che è subito... Cioè... Allora, ti chiede se anche col Foggia c'è stato qualche abboccamento. Ma credo che il Foggia abbia già la sua struttura organizzativa, insomma, credo che sia efficiente. Sicuramente è efficiente, però io non lo so, però probabilmente salendo di categoria, non lo so, sto pensando io, chissà che ci sia la necessità. Si può pensare ad un ampliamento di organico. Un ampliamento dell'organico. Hanno fatto bene finora, ci sono degli equilibri. No, certo, ma hanno fatto bene, per carità, però adesso come dovrà essere ristrutturato il settore giovanile, non so se dal punto di vista amministrativo ci sia bisogno di ulteriori potenziamenti all'interno le giuste delle risorse. Ma certo, Pippo Severo, per carità, è una persona preparatissima, per carità. Però insomma, io comunque credo nessuna chiamata, quindi no, niente. Va bene. Grazie Gianni, grazie per questo tuo intervento. Buona serata, in bocca al lupo. Ciao. Vabbè, è innegabile l'esperienza di Gianni Francavilla. La foggianità. Ha fatto la domanda da giornalista e lui ha risposto da uomo di calcio. Da uomo di calcio, no, ma è giusto anche chiarire, era sempre nell'ambito, perché io conosco Pippo Severo, conosco la sua professionalità e conosco anche la corsa che fece all'epoca per portarci dove stavamo. Certo. Quindi più di una, esatto, e non per causa sua, cioè sempre per tappare qualche buco di qualcun altro. E era più che altro era dovuta a un possibile ampliamento di organico anche come responsabilità, perché è chiaro che si va verso un campionato diverso, totalmente diverso da... No, perché penso, che ne so, ci sono tanti settori della società che probabilmente avranno bisogno, così come abbiamo parlato, e si torna a parlare del settore giovanile perché forse è la cosa più visibile, più ampia. Ma sto pensando, che ne so, anche all'area comunicazione potrebbe aver bisogno di qualcosa, perché, non so, penso a qualcuno che dovrà stare sempre dietro a Sky, non lo so, probabilmente, e che dal punto di vista strutturale è chiaro che il Foggia credo che qualcosa farlo. È stata una mezza fregatura, Bico, tutto che facciamo, ce ne vogliamo tornare indietro? Quanta gente devi assumere? Quando devi... No, vabbè, questo è quello che stiamo pensando. Le trasferte, doppie trasferte, primavera. Sul piano femminile c'è anche. Sul piano degli impegni economici è chiaro che è vero che ci sono dei contributi. I contributi se ne vanno tutti quando... È sicuramente un campionato impegnativo, perché se pensi che se la primavera dovrà seguire sempre la prima squadra, ci vuole solo un pullman a due piani a questo punto, così viaggiano tutti insieme. Però io, come diciamo avvocato del diavolo, devo dire,
se si chiama Gianni Francavilla, che insomma è, almeno per quello che insomma è una persona valida e competente, non può essere chiamato per ampliare un organico già esistente. Cioè, voglio dire, se devi ampliare un organico già esistente, puoi prendere qualche personaggio che non sia, cioè che sia un valido elemento, ma non sia Giovanni Francavilla, che comunque è, diventerebbe ingombrante in questa situazione. Dobbiamo dire le cose come stanno. Ah, tu dici che potrebbe turbare qualche ruolo già. Se si pensa alle se chiamano Alberto Mangano, che non è nessuno e deve dare una mano, non lo so, nella fase amministrativa, faccio il nome ovviamente. Vabbè, così non mi dà nessuno. Hanno Quaratini, che però se Alberto, scusami, qua stiamo Alberto, parlando di io ti voglio rapportare il paragone che stai facendo tu, lo voglio rapportare in campo. Se il Foggia ha un centrocampo forte, secondo te per prendere un centrocampista prende uno scarso, dice così non rompiamo gli equilibri. Io penso no, che... ma è diverso perché qui no, fuori dal campo proprio... i campionati si vincono anche fuori, sai, dal campo. Fuori dal campo è una cosa importante. Allora, se questa società vuole crescere, io parlo dal punto di vista amministrativo, così e ritiene che sia, abbia fatto fino adesso il giusto percorso, può continuarlo a fare, poi magari proprio numericamente ci vogliono altre persone. Però se tu dici, è come dire al signor Sannella, dice tu sei il proprietario del Foggia, adesso facciamo venire Agnelli. Ma che c'entra il proprietario del Foggia? Facciamo paragoni assurdi. Io penso invece che man mano che si va avanti nei campionati c'è bisogno di altre competenze per essere accompagnati in nuove avventure. Noi siamo arrivati al punto dove stiamo, cioè, perché abbiamo fatto un percorso di continuità. È una società, che è nata 5 anni fa, no? Sì, dalla Serie D, sì. da zero. Vabbè. Allora, man mano che sali, ad esempio il settore giovanile è stato sempre fatto così, giusto per farlo, ma adesso arrivi in Serie B, lo devi fare. Credo anche una rete di osservatori, penso che prima o poi, no Daniele, tu che questo è il tuo pane quotidiano, una serie di osservatori credo che si debba anche creare per una squadra che abbia voglia di andare avanti e continuare a crescere e salire di categoria, oltre a un settore giovanile che deve andare di pari passo. No, io queste domande le non trovo ti, sempre non ti molto, vuoi esprimere. Le trovo sempre molto difficili. Allora, il calcio ognuno lo fa con il proprio cervello e con la propria idea di calcio. Io trovo molto divertente l'espressione che uno dice andiamo in Serie B, dobbiamo fare il settore giovanile. La trovo molto divertente. Il settore giovanile... No, è una risorsa, non è che dobbiamo farla perché ce l'impongono. Mi riferisco a quello che hai detto tu, certo. Perché mi riferisco a cose che ho sentito... Secondo me anche in Lega Pro e in Serie D dovevi farlo il settore giovanile. Mi riferisco a cose che ho sentito in altre trasmissioni. Il discorso è il settore giovanile è, se uno lo considera una risorsa oppure... solo un impegno economico. Parlo del settore giovanile perché dovere, poi anche un dovere, un peso, una spesa, non lo so, come la volete considerare voi. Anche l'area scouting interviene anche in questo tipo, certo, di discorso. I vecchi osservatori di una volta. Non ha un costo eccessivo fare un'area scouting, che uno si può fare un abbonamento a Y-Scout, che è una piattaforma tecnologica, e tu da casa tua ti vedi tutti i campionati. Io mi occupo di quello, quindi a meno come primo input, poi però bisogna input, andarla a guardare poi sul, sul campo. Ti posso dire che come copertura ho una copertura maggiore io, che vedo 10 partite, certo, di un giocatore, che non, certo, di una persona che si vede solo una gara, certo, e dà un giudizio su quella gara singola, perché magari io quel giocatore lo vedo una giornata che non stava bene, veniva dall'infortunio, non aveva dormito la notte, c'aveva l'influenza, certo, non so. Ho più conoscenze io di quel calciatore. Guarda, ti posso dire, parlando proprio di cifre, se parliamo di area scouting, un abbonamento a Y-Scout costa, ma di quello proprio che vedi tutte le partite di tutto il mondo, posso dire anche il campionato del Costa Rica, costa 6.000 euro. Ho capito, ma qua non si tratta solo di guardare, bisogna avere la competenza per guardarle le partite. Devi mettere una persona. Sì, ma competente la devi mettere. Poi non, ripeto, io adesso non sto dicendo che cosa si deve fare o che cosa non si deve fare. Quindi non è un discorso di come uno vede il calcio. Per quanto riguarda il settore giovanile, ti ripeto, il Foggia ha una storia di settore giovanile che è lunghissima. Cioè, ecco, Alberto, che è uno storico anche del Foggia, è una storia veramente lunga. Un certo tipo di calcio a Foggia se lo inventò come lo chiamavano, il presidentissimo Antonio Fesce, che è una persona che senza soldi ha fatto tanto calcio, tanto grande calcio,
con una formula molto semplice per una piazza come Foggia, di provincia, di piccola provincia del calcio italiano, con i giovani del settore giovanile, ricordo Pavone, Iorio, Valente, Bresciani, per non dire, ma ce ne sono veramente tanti, mi potete aiutare più voi perché io non c'ero, non ero neanche nato, quindi insomma. Ma anche di settori giovanili di altre società? No, infatti quel tipo di calcio poi se l'ho inventato sì. Proprio, io sto dicendo settore giovanile, Foggia, quindi sì. Anche quello, e poi sì, fece quel tipo di calcio, era un calcio fatto con i giovani degli altri e i giocatori da rigenerare, ristrutturare. Sì. Basta vedere, ripeto, senza soldi, che calciatore ha avuto il Foggia in quel periodo? Come no? E fece, per chi ci ha vissuto in quel tipo di storia, aveva una persona che girava solo per lui e che gli suggeriva i calciatori. Non era magia, sì, sì. Era organizzazione. Per l'epoca era tanta organizzazione, certo. Ripeto, per un club certo. Come il Foggia. Anche perché non c'era la possibilità di abbonarsi. Non c'era la televisione, non c'era la radio per vedere le partite. Esatto, certo. Esatto. Poi, ti ripeto, per esempio Vacca, che gioca nel Foggia, è un prodotto del settore giovanile del Benevento. Cioè il Benevento, da quando sono andati Vigorito, hanno fatto sempre settore giovanile, ma ad altissimi livelli. Tant'è vero che il Benevento è stato campione d'Italia con la Beretti. Sì, ok. Quando stava la Beretti che avevo io. E, sono usciti da quella nidiata diversi giocatori, c'è Bonaiuto che gioca in Serie B a Latina, c'è Derisio che gioca a Padova, ce ne sono tanti altri che hanno fatto altri campionati. E, non è un discorso di piazza, perché si parlava prima, tu dicevi, si evita di prendere le batoste giocando con squadre di Serie B. Beh, insomma, quest'anno l'Entella. No, con squadre di Serie A. Sì, sì, ma quest'anno l'Entella ha fatto la finale di Coppa Italia Primavera. Ma dopo aver lavorato di un club anni? Che sono tre anni che fa la Serie B. Quindi bisogna, ripeto, vedere che tipo di filosofia, che tipo di idee di calcio vuole mettere in atto il Foggia. Certo. Perché ti potrei fare un milione di esempi. Il Padova è uno dei settori giovanili migliori d'Italia. Ha fatto. Negli ultimi anni ha fatto la Lega Pro, l'ha fatta pochissimo la Serie B, eppure è un club organizzatissimo che da giocatori a Milan, Inter, Juve, le squadre più forti d'Italia. E, oh, a proposito del settore giovanile, intanto poi è arrivata sì. L'ufficialità, cosa che avevamo anticipato noi nella scorsa puntata, Elio Di Toro è il nuovo responsabile del settore giovanile. L'avevamo dato come anticipazione, così come bisbiglio, poi effettivamente si è realizzato. E un'ultima cosa, il Frosinone prese, è nata quella favola del Frosinone, quando prende Stellone, che aveva vinto il titolo nazionale con la Beretti, porta dei giocatori in prima squadra, ce ne sono diversi che giocano ancora oggi, Gori, Paganini, Russo, Crivello, poi ce ne sono altri che sono andati a giocare da altre parti, tipo Altobelli, che poi non hanno seguito il percorso fino alla Serie A, però ti dico di giocatori che ancora oggi giocano in B, ed era, infatti se ci fai caso sono tutti 93, hanno, cioè il Frosinone, il presidente Stirpe, che è una persona col cervello, e insieme a Salvini, che era all'epoca responsabile del settore giovanile, poi promosso in prima squadra, hanno costruito qualcosa che poi nel tempo gli ha dato dei risultati. Il Frosinone con quel gruppo è arrivato fino in A, oggi in B sta lottando per tornare un'altra volta in Serie A, ma ti ripeto, è il tipo di filosofia, è il tipo di idea di calcio che ha una società. Perché ti dico questa cosa, il settore giovanile c'è sempre una buona scusa per non farla. Sì, sì, certo, certo. Allora, il Foggia se in Lega Pro dobbiamo andare in Serie B, va in Serie B ci dobbiamo salvare, oppure dobbiamo andare in Serie A, poi va in Serie A e ci dobbiamo salvare, oppure magari vuoi fare le coppe. Ripeto, e che cosa, che tipo di impostazione vuoi dare al tuo club? Per me, per un piccolo club che non ha una grande proprietà, cioè il Foggia non ha la proprietà che aveva negli anni 80-90, che aveva uno dei più grandi imprenditori d'Italia, che si chiamava Pasquale Casillo, si deve dare quel tipo, per me, una mia idea personale, si deve dare un tipo di organizzazione improntata sulla valorizzazione a maggior ragione, dei calciatori. A maggior dei ragione. Calciatori giovani, cioè per creare plusvalenze, che sono il sale del calcio. Quindi a maggior quelle ragione fa... il settore giovanile va fatto. Oggi anche le grandi squadre devono fare per forza così, perché i soldi da gettare nel calcio non ce li ha più nessuno, non ce li ha più Moratti, non ce li ha più Berlusconi, quindi anche le grandi squadre devono fare così. Per cui quando esce il giocatore di talento dal settore giovanile va fatto giocare. Non c'è più quella mentalità di una volta in cui il ragazzo a 22 anni, a 23 anni era ancora giovane. Adesso un 97 va in campo, un 99... A volte è colpa anche degli allenatori.
giocatori, però, che c'è chi non ci crede nei ragazzi. Sì, non vuole ma rischiare. Anche perché la colpa è della, diciamo, un po' la colpa è di tutti, è della mentalità. Perché se poi abbiamo un 99, un portiere 99 che sta nell'orbita della nazionale, Donnarumma, e ad una papera lo fischia tutto lo stadio, alla prima papera in una carriera che comunque sta partendo alla grande, ci fa la fine magari di Scuffè. Certo. Che era considerato come il nuovo Buffon e poi ha dovuto insomma masticare tanto per ritornare sì. a giocare a grandi livelli. Lo stesso Meret, che è un altro prodotto del settore giovanile dell'Udinese, è un portiere di grande livello. Adesso avrà la sua opportunità in Serie A. Sì, io me la pongo questa domanda: la SPAL darà la porta a Meret in Serie A? Sì, credo proprio di sì. Io mi auguro di sì. Allora, la SPAL è sempre stato valutato vero migliore di Scuffè. La SPAL negli anni 60. Quando c'era Mazza, credo fosse il presidente di quell'epoca, passò alla storia per essere ancora prima del Foggia una squadra protagonista in Serie A con giovani pescati nelle categorie inferiori, addirittura del settore giovanile. La SPAL, tra l'altro, che è salita con 24 italiani. Tutti italiani. Tutti italiani. Tutti italiani. Poi, no, ci sono nella storia del calcio tanti gruppi che hanno fatto grandi certe squadre, partendo tutti insieme dal settore giovanile. Penso al Bari di Catuzzi, per esempio, che ne ha portati tanti. Milan, no? Degli invincibili, Milan, credo che sia il Milan di Sacchi, a grandi livelli, certo. Credo che sia l'esempio. Poi ci sono i periodi di Barcellona, di Guardiola, di Massimina, no? L'Atalanta attuale. L'Atalanta attuale. A 5 grandi club. No, vabbè, però sì. Per dire, l'Atalanta è uno dei migliori settori giovanili, credo, da anni a questa parte. Per continuità l'Atalanta sia quello che ha dato di più, perché poi c'è stato il periodo del Cesena, il periodo della Regina, cioè squadre che però hanno poi avuto dei cicli più brevi. Diciamo, la prima cosa che ha fatto il Foggia per il prossimo anno è stata quella di mettere un responsabile del settore giovanile. Quindi evidentemente ci poi ha messo un ragazzo come Lio Di Toro, che io ho anche allenato ai tempi di Manfredoni, che secondo me è anche preparato, magari non ha mai fatto settore giovanile perché ha fatto sempre prime squadre, però sicuramente già è una figura, la però partenza ha valorizzato del Foggia, parecchi giovani sì, però aver masticato anche quei campi aiuta, dilettantistici aiuta perché spesso lì giocano dei ragazzi del 98, del 99 che l'anno prossimo potrebbero fare la causa del Foggia alla primavera del Foggia, certo, quella è l'età. E allora adesso vi abbiamo preannunciato che è arrivato il momento della serata di Top Rossoneri, che voi vedrete molto probabilmente mercoledì 24 maggio. Vi ricordate il viale della stazione, quindi vi ricordate anche la data. Anche il viale 24 maggio. Piave mormorò. Il 24 maggio. Allora, 24 maggio. In prima serata su Teletana andrà in onda la serata dei Top Rossoneri, che vi voglio ricordare è organizzata da Calcio Foggia, Eurocoppe, Gillet Gioielli, per premiare naturalmente tutte le eccellenze rossonere. Quindi quest'anno a Villa Altea, ex Ambassador, si terrà questa serata con tutti i calciatori del Foggia, tutti i dirigenti, e saranno premiati. L'abbiamo già detto la scorsa settimana, Mazzeo farà incetta, dovrà venire con un furgone per portarsi via tutti i premi, ma ci saranno anche altri premi e tante tante sorprese. Detto questo, vi volevamo ricordare velocemente, se per cortesia liberiamo il computer da certe cose, e vediamo, no, tanto è Gianni Martino che li deve mandare in onda, le grafiche con le classifiche finali, perché ormai non si può più votare, la Supercoppa non ci interessa, ormai i premi sono stati già assegnati. Quindi, sì, Matteo che è primo nel Superpagellone, 6,55 la sua media, segue Deli 6,49, chiude il podio Agazzi 6,35. Ricordiamo, premierà Carni Affini con un cesto di prodotti enogastronomici del nostro territorio, e qui è la media voto del Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Gazzetta del Mezzogiorno. Questi sono i voti della stampa. Poi c'è il Top Rossonero, che invece sono i voti dei tifosi. A noi ormai sono da anni che diamo la possibilità anche ai tifosi attraverso il sito calciofoggia.it di esprimere il proprio voto. In questo caso anche Mazzeo primo 7,29, completano il podio Gerbo 7,11, lo Iacono 7 pieno. Al primo classificato in questo caso, che è sempre Mazzeo, uno splendido cronografo della Bulova. E poi abbiamo il migliore in campo, guarda caso. Che casualmente è Mazzeo. Con 9 volte migliore in campo, segue Gerbo 5, poi ci sono gli altri, Chirico, Sarno e altri vari giocatori a 2. In questo caso vince una serata da Salusti, dove può portarsi tutta la squadra, tutti i compagni di squadra a cena, quindi ospiti chi di Salusti. Vinceva andava bene.
andava bene, certo, però chi fa bella figura sembra Mazzeo. È Mazzeo che il gol più bello c'è. Dobbiamo ancora votare. Perché se c'è il gol più bello mi sembra che vince pure Mazzeo. Non lo sappiamo, lì forse c'è qualche chance. Sicuramente vince il titolo di capocannoniere, quindi un altro è premio, quello. Arriviamo a 4. Quindi non so se poi uscirà fuori qualcos'altro. Allora, dei top rossoneri ve ne abbiamo parlato, possiamo andare avanti con tutto Zafò, ma prima di andare avanti con tutto Zafò, che ci proietta verso finalmente la Serie B, volevo parlare un attimo con Alessia, che tra l'altro lo dico subito, che frequenterete spesso quest'estate il Mirage Village con la piscina all'aperto, perché dal 1 giugno si apre, dove è scritto? Aperto tutta l'estate, dal 1 giugno apre il City Summer Village. Perfetto, quindi se volete trovare le Miss Rossonere le troverete anche da Mirage Village. Parlaci di te, che cosa fai nella vita, quanti anni hai? Perché ti sei iscritta al concorso di Miss Rossonere? Allora, ho 17 anni, Abbiamo delle foto da mostrare nel frattempo, perfetto. Vado a Giannone in diritto turistico. Mi sono iscritta a questo concorso perché ho da subito capito che dava molti sbocchi e molte esperienze belle. Grazie. Ma perché, che cosa ti affascina? Il mondo della moda? Ma che fai? Fai anche qualche sport? Sì, vado in palestra. Così, corpo libero. Sì. Attenta al corpo però. Sì. Ed è qui dove sei? Qualche sfilata? Qui siamo all'International, è stata la mia prima sfilata questa. Ah, proprio l'esordio, sì. Però è quello che ti piace, il mondo della moda? Sì, mi piacerebbe andare avanti in questo settore, se riesco. E che dice Matteo Bonvito, il direttore del concorso? Vai bene? Spero di sì. Stai crescendo? Il direttore artistico Bonvito, che salutiamo, non so se ci sta seguendo in questo momento. Non sento rumori da queste parti, quindi probabilmente. Per me dall'inizio sono abbastanza migliorata. Dalle sfilate, poi non lo so. Vabbè, poi sulle Miss Rossonere ci dobbiamo organizzare magari dei corsi specifici di portamento, di recitazione. Vabbè, su questo poi ci lavoreremo per tempo. Comunque, sei tifosa del Foggia. Sì. E lo slogan della Tamba lo conosci? O mamma o Tamma. Certo, dovete scegliere o la pasta della mamma o la pasta della Tamba. Detto questo, grazie Alessia, mi fa piacere. Stai vivendo bene questa puntata? Certamente, se sei sì. Perfetto. L'importante è che non prendi, se proprio dovessi assopirti, non lo far vedere in televisione, sei sempre gli occhi ben aperti. Foggia, ecco la Serie B, titola tutto Zafò. Questo è il titolo che piace di più ad Alberto. Sì. Ne parliamo subito dopo il prossimo break pubblicitario. Farmacia Ronga Tartaglia, esperienza e competenza al vostro servizio. Specializzata in test e intolleranze alimentari, consulenza personalizzata del nutrizionista, dietetica sportiva integratori, autoanalisi del sangue, elettrocardiogramma e trattamenti estetici con ossigeno dermoinfusione. Farmacia Ronga Tartaglia, in via della Repubblica 1, a Foggia. Vi aspettiamo, soprattutto voi che siete sportivi. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Il Mirage Village annuncia che dal 1 giugno riapre il City Summer Village. La splendida piscina all'aperto sarà aperta fino al 31 agosto. Inoltre, il Mirage Village vi ricorda che resterà aperto tutta l'estate,
sia per le strutture indoor che per la piscina all'aperto, con la possibilità di pagare anche la singola giornata. Una grande estate vi aspetta al Mirage Village, in via Camporeale, a Foggia. Commerciale revisore dei conti Ruggero Massimo Curci, consulente del lavoro, consulente fiscale e gestione cooperative. Lo studio commerciale e revisore dei conti Ruggero Massimo Curci vi aspetta in via Geremia del Grosso 2 a Carapelle. Il 12 ottobre nasce a Foggia, in via Pietro Scrocco 70A, il negozio del tifoso di Rizzelli Alessio. Il negozio del tifoso è un centro scommesse SNAI. Ogni settimana organizza sistemi collettivi per il weekend. Costo quota 8 euro. Oltre alle scommesse, offre servizi come ricariche telefoniche, slot, fax, fotocopie e internet point. In più dispone di una vasta gamma di gadget di squadre come Foggia, Inter, Juve, Milan e Roma. Il negozio del tifoso nasce e muore con il Foggia nel cuore. Sunwash, lavanderia self-service. Da oggi lavare ed asciugare i tuoi piumoni non è più un problema. Sunwash è anche lavaggio auto. Ci trovi a Foggia, in via Lucera 94C e a Tratturo Camporeale, chilometro 2,5. Zafo! E allora, intanto vediamo inquadrato anche il portachiavi che celebra questa stagione fantastica del Foggia con questo oggetto che troverete in esclusiva da Gillet Gioielli, tra l'altro anche sul sito, non so se poi non siamo riusciti a prepararlo, no. Ecco, oggi proprio, vabbè, viene da un periodo di vacanza. E allora lo troverete in home page sul sito gilletgioielli.it e troverete la possibilità anche di acquistarlo online, questo oggetto che è bellissimo. Sul retro c'è la possibilità della personalizzazione col nome e addirittura con un numero vostro, se volete scegliere anche il vostro numero fortunato. Detto questo, andiamo avanti. Poi c'è sempre dal negozio del tifoso anche la possibilità di trovare, credo che ci sia ancora qualche maglietta commemorativa della celebrativa della promozione un'altra cosa celebrativa la fanno a Pisa, che è un'altra cosa. A Pisa hanno fatto le maglie commemorative, noi invece quelle celebrative, perché, ed è molto bella da parte del negozio del tifoso. Ricordati sempre, Lello, che grazie a chi? Medico Channel ci vedono anche a Pisa. E salutiamo anche se gli amici sappiamo di Pisa. Il pisano dov'è? Continuiamo a chiederci, ecco. Andiamo a vedere, allora, l'abbiamo già visto attraverso l'intervento telefonico di Gianni Francavilla, segretario generale del Latina, che cosa aspetta il Foggia nel momento in cui dovrà organizzarsi per il campionato di Serie B. Intanto dal punto di vista della squadra, visto che tu sei, insomma, addetto ai lavori, che idea ti sei fatto su quanti interventi? No, o le vogliamo rimandare a... intanto diciamo la verità, adesso con i campionati ancora in attività è un po' difficile tirar fuori dei nomi, no? No, allora, magari uno li tiene nel cassetto. No, allora dico, mi sembra strano poter dire che chi ha vinto prima il campionato abbia un vantaggio rispetto agli altri, perché poi tu i calciatori li devi prendere sempre dalle altre squadre, e quindi se le altre squadre non hanno finito la stagione e quindi non hanno definito neanche poi gli obiettivi per la prossima,
diventa poi difficile. A meno che non vanno a scadenza. Certamente, certamente. Quelli che non hanno ancora rinnovato, c'hai un vantaggio. Ma oggi... Motivo per cui c'è, secondo me, da sperare che in Serie B non si facciano i playoff. Seguendo uno slogan di chi lavora, insomma, nelle televisioni grandi, è sempre calciomercato. Quindi sì, sì. I contatti ci sono sempre. A maggior ragione, una società come il Foggia, che ha una grande piazza, che sta in Serie B, vuoi che i calciatori stessi non fanno tramite il procuratore, certo, delle avanze, per cui... No, ho capito. Sto dicendo, il vantaggio c'è di stare prima. Per ricollegarmi... Poi è meglio stare come noi che no, è meglio stare come noi che no, come Lecce, insomma, sì, quindi no, comunque sempre, aspettiamo. Il Foggia, noi ci scateneremo un po' più avanti, nelle prossime puntate, sui nomi dei possibili giocatori. Qualche nome è stato fatto, non è che no. Sì, però... ne sentiremo tanti di nomi. Poi, tenendo conto di come ha lavorato bene in questa stagione, perché in questa stagione il duo di Bari Colucci non ha sbagliato nulla, quindi per me loro la programmazione è partita molto tempo fa, cioè al di là delle dichiarazioni di facciata con cui si diceva che bisognava attendere la promozione matematica, io credo che il Foggia, insomma, dopo la vittoria con il Lecce, qualcosa abbia già iniziato a sondare, un pensierino sul fatto che la Serie B era un qualcosa di concreto l'avevano iniziato a fare. Quello è solo tu, non ci credevi che eravamo andati in Serie B. E il resto non gli rispondo neanche. E quindi provoca, sta provocando. C'è sicuro che la programmazione è già partita. E a proposito di programmazione, come diceva prima Giovanni, la scelta di Elio Di Toro è una scelta anche di una persona che a suo modo rappresenta anche la foggianità, perché certo, anche se non è di Foggia, certo, comunque è un foggiano d'adozione, ha certo giocato nel Foggia, ha vinto quel famoso campionato, l'ultimo campionato che aveva vinto il Foggia sul campo insieme a Di Bari, esatto, anche Di Bari, con Giorgio Trinastic come presidente, certo, e De Zerbi, lo possiamo dire, si può nominare, sì, De Zerbi, sì, sì, era una grandissima squadra quella. Ricordo quei top rossoneri, De Zerbi prese anche parecchi premi perché fu uno dei protagonisti sul campo. Con un giovanissimo, ecco, per ricollegarci anche una domanda di prima, con un giovanissimo Michele Pazienza, che era un prodotto del settore regionale del Foggia, che faceva la C2 all'epoca. E potrebbe rientrare anche lui in questo nuovo progetto del settore giovanile, probabilmente con il campionato agli allievi nazionali o qualcosa del genere, perché lascia il calcio giocato. La sua volontà è stata ospite della nostra trasmissione, è quella di cominciare a misurarsi come allenatore, infatti so credo che sia già a Coverciano o sta per andarci, per frequentare, prendere il patentino. E, fra parentesi, è un giocatore che è a Manfredonia e quindi, insomma, sì, si capisce che è una scelta, a parte del ragazzo, che è un ragazzo intelligentissimo, ma anche, diciamo, una continuità con Elio Di Toro. E c'è già un certo feeling anche con Beppe Di Bari, sì, insomma, Beppe quando è venuto qui a Foggia poi c'è stata una sorta di passaggio del testimone a Manfredonia, certo, poi Elio è diventato poi il direttore, sì, sì, sportivo, quindi, insomma, fa capire che c'è una programmazione in Foggia, cioè, l'aria del golfo, c'è stata anche una sorta, insomma, di mano che Beppe ha dato anche ad Elio per ambientarsi, certo, sono stati diversi scambi di calciatori oltretutto fra il Foggia e il Manfredonia sempre in questi, sì, anni, sì. E oltretutto Elio aveva già ricevuto una proposta l'anno scorso per venire a lavorare a Foggia, sì, è vero. Però il Foggia era in Lega Pro e non riguardava il settore giovanile, insomma, io Elio Di Toro lo conosco bene, è una persona ambiziosa, per aver accettato l'offerta del Foggia significa che il Foggia, lasciando il ruolo di direttore sportivo, sì, sì, perché lui aveva anche delle proposte, c'erano stati dei contatti già in Lega Pro, esatto, lui delle chiacchierate se le era fatte, però credo che questo sia una garanzia per il futuro del Foggia. E io prima facevo un discorso in generale, perché poi purtroppo al di là delle figure è la proprietà che deve dare un indirizzo a tutti i suoi dipendenti, compreso il direttore sportivo, il direttore generale, il responsabile del settore giovanile. Certo. Io spero che si dia questo tipo di impronta. Per quanto riguarda la Serie B, io leggevo su un sito il numero di calciatori che è tesserato per il Foggia, fra quelli che rientrano, meno di grandi, diciamo di, certo, over, sono 5,
più poi la rosa attuale che è il Foggia, deve sfoltire parecchio. Sono in pratica 27 i calciatori del Foggia. Se tu pensi che sono tutti over, tranne Faber. Tranne Faber, quindi sono 26. Se tu pensi che la rosa sono di 18 più i famosi calciatori bandiera, questo fermo restando che in Serie B bisogna ancora eleggere il presidente, perché Abudi è dimissionario. Quindi qualcosa potrebbe anche cambiare. Quindi potrebbe anche cambiare qualcosa, perché anche la Serie B, Abudi ha dato una grande spinta innovatrice a questa Lega, soprattutto poi da quando, come diceva Gianni Francavilla prima, si è divisa dalla Serie A. Quindi vedremo che cosa accadrà. Per dire ad Alberto, la differenza fra la Lega Pro e la Serie B è che in Lega Pro tu, e il discorso era sui 94, che quindi adesso era, è sui 96. Invece è sugli under 21, quindi c'è, questa, sì. C'è un anno di differenza, però non è poco. E dovrai scegliere per fare un campionato più competitivo, qual è la Serie B, peraltro. Il discorso è che no? Tu con 20 calciatori... I più giovani e devono essere più bravi. No, tu con 20 calciatori il campionato di Serie B lo fai, perché sono 42... sono 42 partite, devi allungare la rosa per arrivare a quei 23-24, insomma poi il mister è più esperto, insomma, per cercare di avere una rosa per gestire un'annata lunghissima 26, con sì, diciamo, poi alla fine giocano quasi sempre gli stessi, giocano sempre gli stessi. Mourinho ha insegnato a tutti, che ha fatto il triplete con 14 giocatori. No, sì, sicuramente una ventina più, qualche per arrivare ai 23-24, sì, insomma, che sono quella la rosa, non di più. Il discorso è che in bici sono 6 turni infrasettimanali. Certo. Questa è una cosa, si gioca spesso 3 partite in 7 giorni, non è facile, partite. E si gioca in periodi molto concentrati questi turni. E quindi insomma, bisogna sì, sicuramente provvedere, sì, certamente. Poi sempre per tornare a un discorso di filosofia, la SPAL va in Serie B, a inizio di stagione aveva il 18° monte ingaggi della, sì, Serie B. Perché? Perché se tu ti vai a vedere la rosa della SPAL, la SPAL comunque adesso che ha vinto il campionato ha vinto con portieri un 97-96, perché non c'è solo Meretti che è il portiere del primo portiere. Secondo è Marcheggiani, il figlio di Marcheggiani, che è 96, ha vinto con uno dei migliori difensori centrali d'Italia, che è Kevin Bonifazzi, che è un 96, nazionale under 21, e poi c'era qualche altro ragazzo messo lì, però diciamo che i ragazzi, quelli veri, erano questi. Sì, poi però altri servivano... Antenucci, se mi fai finire... Diciamo che aveva dei ragazzi in certi ruoli. Ma ci vuole sempre, deve essere sempre assortita la squadra, è chiaro, non è che puoi fare la tutta di ragazzi. Sì, sì, certamente. Poi infatti da gennaio poi come monte ingaggi sono saliti, poi oltretutto erano anche tutti i contratti a salire. Se tu mi dici due calciatori per reparto che loro hanno messo, ci sono Antenucci, come diceva Alberto, Floccari. E Floccari davanti, a centrocampo Arini e Schiattarella, e dietro Cremonisi e Vicari, che pure è un giovane, un 94, ma è il Bonucci della Serie B. E quindi poi ci hanno messo... della spalla? No, è del Novara. Del Novara? Sì, del Novara. Un prodotto del settore giovanile del Novara. E poi c'è anche qualche altro giocatore, di giovani, di meno giovani, e poi c'è il gruppo storico, diciamo, sì, che veniva dalla Lega Pro. Lega Pro, ripeto, poi è un discorso tutto di come vuoi impostare, certo. Di come vuoi impostare, ma di questi argomenti avremo modo di parlare, perché noi andremo avanti ancora fino a giugno, ma non perdete, noi intanto stiamo preparando una puntata particolare, non ve la perdete, quella di lunedì prossimo, e poi il mercoledì successivo, il 24 maggio, invece andrà in onda invece la serata dei Top Rossoneri da Villa Altea dell'Ambassador. Allora, per far sentire ancora meglio Alberto, mostriamo qualcosa di Serie B, quindi vediamo le grafiche che riguardano l'ultima giornata, la penultima giornata per quanto riguarda i risultati. Gianni Martino credo che se la sia persa da qualche parte, c'era la grafica della Serie B con la classifica attuale, giusto perché ormai Alberto segue solo quella e non vorremmo tenerlo fuori dalla trasmissione perché si sta un po' annoiando sentire parlare di Lega Pro. Eccola qui, con la SPAL matematicamente promossa, adesso a 90 nonostante minuti dal termine, abbia perso. Non si sa ancora se si disputeranno i playoff, dipende se ci sarà o meno questo distacco tra la terza e la quarta di 10 punti. Vediamo l'ultimo turno, così ci alleniamo, Alberto, già al prossimo campionato. Eccolo qui. Questa è la giornata che è stata questa giocata. Si vede subito dalla scoppola del Bari in casa con l'ascolo, una delle tante che ha preso.
E adesso, questa è sempre la stessa, Gianni Martini è come se si fosse incantato il disco, e dobbiamo andare sulla la grafica. Se c'è, altrimenti non fa niente. Era giusto. La leggiamo. Era giusto. Eccola qua. Non la vogliamo leggere, la guardiamo e basta, posto. Che già, prossima è già giornata. Oh, prossima giornata, che è anche l'ultima. No, la leggiamo perché c'è Pisa-Benevento. Pisa-Benevento, beh sì, sì. Proprio. Pisa-Benevento che rischia di diventare decisiva per il discorso play-off. A proposito della Supercoppa della quale abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, c'è anche un sondaggio che pregherei la regia di mandare in onda, il sondaggio era nel tratto in cui c'era Pagellone, Super Pagellone e migliore in campo. Stasera abbiamo un po' stravolta la scaletta con la telefonata che è arrivata. Perché a proposito della Supercoppa abbiamo chiesto agli amici da casa quanto ci tenessero, e vedo che insomma, la maggioranza ci tiene a che il Foggia si impegni a poterla vincere. Intanto una curiosità, è partita la grande questa Supercoppa, perché nella gara Cremonese-Venezia, per l'infortunio di un assistente dell'arbitro, un vecchio, come si chiamava, Guardalini, praticamente si è giocato come si gioca nei settori giovanili e dilettantisti fino, credo, alla promozione, no, fino alla prima categoria, perché in promozione già ci sono i Guardalini. Bene, sì, sì. L'arbitro ha dovuto mettere un dirigente, il cosiddetto Guardalini di parte, uno per società, che praticamente facevano numeri. Praticamente l'arbitro ha arbitrato da solo, perché facevano le cose, ha dovuto segnalare tutto. Quindi è cominciata la grande. Pensare che dovrebbe essere la massima espressione della categoria. No, proprio una cosa finale bellissima. Ricordiamo che il Venezia ha battuto la Cremonese a Cremona 2-1. Adesso si giocherà alle 20:30 Foggia Cremonese. Il Foggia deve cercare di battere la Cremonese e possibilmente anche con più gol di scarto, perché poi nell'ultima gara che si disputerà a Venezia, ecco, se il Foggia dovesse vincere con due gol di scarto, a Venezia potrebbe andare anche a pareggiare, quindi con due risultati su tre a favore. Venezia ore 16:30 è stato ufficializzato oggi. Venezia Foggia invece disputerà alle 16:30. Andiamo a giocare con voi a chi ha forato. Che cosa si vince? Allora, si vincono quattro premi al vincitore del quiz. Sì, diciamo quattro premi. Diciamo. Regaleremo una sciarpa rossonera, un controllo gratuito degli pneumatici, uno scontro extra sull'eventuale acquisto. Un portachiave offerto dal negozio del tifoso, via Pietro Scrocco 70A. Allora, chiamateci al 33 00 35, vi riproponiamo chi ha forato questa settimana. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Allora, intanto ricordo che chi ha già vinto non può partecipare per lasciare spazio agli altri. C'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, ci sono, Antonio. Antonio, da dove ci chiami? Da Foggia. Da Foggia. Parola d'ordine? Zafo. Bene, Antonio, sei riuscito a individuare, questa è la quarta settimana che riproponiamo questo calciatore sfortunatissimo che ha forato tutti i suoi pneumatici. Di chi si tratta? Abbiamo aiutato molto. Secondo me è Tony D'Amico. Ma no! L'abbiamo già fatto. No! Facendo il giro, giusto per aggirmi le gambe. Abbiamo aiutato la scorsa settimana, abbiamo detto che è uno che ha fatto tanti gol, che... Vabbè, lo riproporremo la prossima settimana. Grazie Antonio! Zafo comunque. Ciao. Che avevamo detto come aiuto la scorsa settimana? Che... è uno che ha fatto tanti gol, posso aggiungere, per rendere ancora più facile, ha segnato questa domenica. Noi dobbiamo parlare del Foggia, del passato del Foggia, tu adesso mi bruci tutto col fatto che sta in Serie A. Basta, non si può più partecipare, la prossima settimana ve lo riproponiamo, intanto vi riproponiamo la clip di Sergio D.
E allora, intanto l'invito è rivolto a tutti i tifosi del Foggia, c'è un altro momento, festeggiare insomma, non guasta mai, anche sabato alle 20:30 in occasione di Foggia Cremonese, è un altro momento per poter godere di questo magic moment rosso-nero. Ricordiamo, Foggia Cremonese alle 20:30, sabato prossimo con il Foggia. Qua ci veniamo feste e festarello. Feste e festarello. Allora, detto questo, credo che sia arrivato il momento di salutarci. Chi? Non è che adesso saluti e te ne vai come ha fatto no, no. Salutiamo i nostri ospiti della serata. Armando Borrelli. Buonasera a tutti. Mi ricordo e di scaricare. Ah no, quella di... Che cosa devi scaricare? No, non mi ricordo l'app. No, basta, non ricordiamo basta. Niente. Non ricordiamo niente. No. Diamo anche un voto alla Miss Rossonera. No, siete stregiata bene. Voto? Grazie. Sicuramente sopra la sufficienza. Daniele Campaniello. Daniele Campaniello, che ritroveremo da qui fino alla fine della stagione sempre al nostro fianco, perché adesso è il momento del mercato e abbiamo bisogno della sua competenza e delle sue notizie. Un voto alla Miss. Ti colgo impreparato? Sì, no. 3-3. I voti ai calciatori adesso che puoi votare qualcosa. Qua c'è un giornalista come voi, non do voti. Lo so, ma non li calcio. Perché ci devi mettere in difficoltà? Ho capito tutta questa timidezza. È così alto che non lo vuole dire, dai. Grazie. 9. Così vi vogliamo. Grazie. Alberto Mangano. Alberto? Buonasera. Voto? 9, va bene. Grazie. Confermo. Giovanni Bucaro. Stavo aspettando per dare il voto. Mi sei caduto sul Bucaro. Sul Bucaro. 9 meno, come dire. 9 meno per questo è il Bucaro. Mister, possiamo rivederci prima della fine della. Prima di andartene in vacanza nella tua Sicilia. Che cosa bolle in pentola intanto? Cosa bolle? No, in questo momento niente, è fredda l'acqua. Niente, in questo momento dobbiamo accendere lo scaldino. Fanno tutti i playoff. Stanno ancora tutti tutte fermi. Le squadre ancora giocano, in effetti. Vabbè, intanto una cosa è certa. C'è un gioco di società che non ti piace più e che non vorrei più sentir nominare. Il Monopoli. Basta. Andiamo a Risico, andiamo a Dame, basta. Croce Negra. Andiamo avanti. Fabio alla Tucchella. Grazie Fabio, che ritroverete grazie come al solito tutti i giorni per il suo TG sportivo, naturalmente qui su Teledama. Grazie ad Alessia, che ritroveremo presto da qualche parte, lo immagino, spero. Ad esempio nella serata dei Top Rossoneri, per esempio, potresti ritrovarti lì da qualche parte, con qualche sorpresa che non anticipiamo, perché sennò che sorpresa è. Allora, ci rivediamo lunedì prossimo con una puntata speciale, stiamo preparando qualcosa di particolare, intanto buona settimana e Zafo! Oh, come mamma fa, c'è un piede già ciaccane, ciaccane, ciaccane. Oh, come mamma fa. Oh wait, oh wait, oh wait, oh wait, oh wait, kuma ma faccio più ciaccane, ciaccane, ciaccane. Oh wait, kuma ma faccio più ciaccane, ciaccane, ciaccane. Oh way, oh way, oh way, oh way, kuma ma faccio più ciaccane, ciaccane, ciaccane. Oh way, kuma ma faccio più ciaccane, ciaccane, ciaccane.